Qua c'è il signor professore Martello Bowles. Tutto ciò è abbastanza inquietante. Sono tipo in una stanza completamente colorata. E qua c'è, non so se lo sapevate, ma questo è tipo un elevator che in realtà da voi si vede solo rosso. Però questo qua è un ascensore. Se io lo schiaccio ho paura che possa succedere qualcosa, perché questo qua si chiama Martello Bowles, quindi non vorrei mai che... Certo, ovviamente. Sapete qual è stata la cosa più imbarazzante? Che non sono morto. E quindi questo video è un completo fallimento, ma proprio uno di quelli grossi. E vi dirò di più. Io di qua posso uscire. E ho rovinato tutto. Tutto quanto. A parte c'è la luna veramente, che è una ball veramente enorme. Andiamo alla prossima di quelle cose che mi sono inventato. Qua c'è una cosa. Un buco. Che non so effettivamente se devo scenderci oppure no. Comunque, scusate tanto, ma cioè, che figo il cielo. Vabbè, comunque. Ci scendo ovviamente perché sono stupido. Non fa più ridere. Allora, il pene, il pisellino non fa più ridere. E soprattutto non muoio perché non fa più ridere evidentemente, giusto? Allora, sono bloccato con i miei diamanti e qua c'è scritto: quale youtuber può vantarsi di nuotare nel... Guardate. E ci sono i puntini di sospensione, il che mi indica che effettivamente non è propriamente ciò che intendeva il signorino. È interessante sicuramente camminare nella foresta e trovare tipo delle banane, delle zucche, è completamente nonsense. Ma perché caspita, cioè già le banane sono imbarazzanti di loro. Guarda in alto. Non c'è niente in alto. Ah, qua, ok, e come caspita faccio a salirci? Dovrei andare a prendere del legno. Ok, evidentemente c'era un ascensore ben camuffato, direi. Molto ben camuffato. E qua c'è una chest. Vediamo cosa mi dice. Hai il naso di una befana, razza di imbecille. Ma come ti permetti? No, ma sto qua, ma raga, mi stai insultando. Ma brutto figlio. Non mi offenderò, sono una persona migliore. Non mi offenderò per le offese gratuite, assolutamente. Ignorerò completamente. Incantesimo di fuoco sulle palle di neve. Vedo che questo video è veramente pieno di palle. Vabbè, credo che comunque questo sia appunto un incantesimo. E voglio far notare, mi sono messo in creativa. Ora tecnicamente dovrebbe funzionare. Ma raga, ma si può fare? Ma veramente, assurdo. Cioè, allora, non si può fare in survival, ma in creativa si può fare. E perché avevo preso la pecora? Perché volevo farvi vedere che letteralmente io posso dare fuoco ad una cavola di pecora con una palla di neve, raga. Cioè, questo è l'ossimoro. Cioè, è tipo una cosa contraria una all'altra. Cioè, assurdo. È assurdo. E mi ha dato la carne cotta perché l'ho colpita con una palla di neve. Cioè, raga, ma dove altro potete vedere? Cioè, iscrivetevi, ma guardate, cioè, dove altro potete vedere delle pecore che prendono fuoco per una palla di neve?